Buongiorno e ben ritrovati in diretta alla Social TV, il salotto di Bocca in libreria. Ricostruire senza sosta la speranza. Una manifestazione cominciata il 14 di settembre. L'archivio, ricordo, si trova sul canale YouTube Libreria Bocca 1775. E per rimanere costantemente aggiornati sulle novità, sugli incontri quotidiani, che sono circa due, tre alla volta, cinque appuntamenti fissi a settimana da domenica a giovedì, cinque rubriche. Oggi è mercoledì, la rubrica è Tavoli Yard con Simona che mi affianca ormai nella collaborazione sin dal principio. Ciao Simona. Ben Ciao Giorgio, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti. ritrovata a te. Tra l'altro oggi abbiamo slittato perché il tuo orario di solito è alle 15, Sì. ma l'abbiamo spostato alle 16:30. E tra l'altro adesso anche l'incontro di lunedì prossimo con Fortunato l'amico viene anticipato di domenica perché lunedì la libreria rimarrà chiusa. Allora Simona, sei andata a scartabellare negli archivi storici Esatto. dello spettacolo sicuramente italiano, ma che ha avuto echi Esatto. internazionali. Chi ci ha portato oggi? Oggi vi ho portato Ivan Cattaneo, un personaggio del mondo musicale molto conosciuto, soprattutto negli anni Ottanta, una persona molto eclettica, molto particolare, molto divertente anche, ma dolce, perché è una persona molto molto carina e che è anche un pittore, quindi avremo un attimo un'intervista su due fronti, sul fronte spettacolo e sul fronte pittura. Allora diamo il benvenuto, ciao Ivan, grazie di essere Grazie, intervenuto. grazie, benvenuti a voi. Io sono molto lusingato di essere qua perché vi devo raccontare un aneddoto. Quando ero ragazzino, avevo 15-16 anni, le prime volte che sono arrivato a Milano, sono arrivato in galleria e ho visto la libreria Bocca, è piena di libri d'arte e ha coltivato e consolato veramente il mio immaginario artistico. C'erano dei libri meravigliosi e c'era un libro che io volevo comprare, ma allora di me non avevo soldi. Ero un ragazzino, facevo il liceo artistico, poi ci passavo tutti i giorni più avanti quando andavo alla Scala a fare l'aiuto scenografo di Adolfo Kelly, che era un famoso scenografo della Scala. E mi sono con un po' di soldi, i primi soldi, mi sono potuto comprare un libro alla libreria Bocca ed era Occhio Critico numero uno, si Ah, chiamava. di Esatto, Guido Ballo, di Guido Ballo, Occhio Critico straordinario. numero uno. Comunque, Ivan, volevo farti i complimenti per il tuo backstage. Quel poco che si vede di casa tua è straordinario. Quindi verrò anch'io a curiosare, visto che tu sei venuto a curiosare negli scaffali della libreria, io verrò a provarti. Ti Io lascio in guarda, piacevole conversazione. da allora casa mia è diventata un museo, perché allora c'ho un po' il pallino dei mercatini dell'antiquariato, poi sono pieni dei miei quadri, tutte le mie cose dipingo. Io lavoro con Cristiano Ragni, che è lo stesso mercante d'arte di Nespolo, di Lodola e di tanti altri, insomma. Quindi quando lui viene a casa mia dice: ma io non devo venire a vedere i tuoi quadri, devo venire a vedere casa tua perché è un museo. Mi prenoto, mi prenoto. Ci vediamo dopo. Ciao Ivan e grazie. Ciao, ciao! Eccoci qua, Ivan. Intanto Simone, amore grazie mio, tu del hai una tesoro. pettinatura alla Louise Brooke meravigliosa. Vestivo Q. Veramente bella, veramente bella. Stai bene anche tu con questa barba come le chiappandenti. Ma guarda, in tempi pandemici uno si alza la mattina e dice: ma perché mi devo fare la barba? Ma perché cosa? Perché sì, per me stesso, però siccome mi piaccio anche con la barba, quindi me la faccio Hai fatto crescere. bene, cambia un po', insomma. Tanto tu ti conosciamo per essere un uomo molto eclettico, con tanta fantasia, quindi ti piace sorprendere, effettivamente è così. Io, ma guarda, magari una volta lo facevo per sorprendere, oggi lo lascio fare a Achille Lauro e ad altri. È nel mio DNA, è un po' impossibile scindere le due cose. Io sono fatto così, questa è la mia storia, questa è la mia immagine, non c'è nulla di calcolato, forse non c'era nemmeno prima, magari ci studiavo un po' di più. Adesso sono io così proprio.
Ma è bello che tu sia così, è bello che tu sia così. Tra l'altro, io sono andata un po' a ripescare i miei appunti sul tuo percorso artistico e ho visto che tu hai iniziato a cantare da piccolino allo Zecchino d'Oro, avevi 8 anni. Avevo fatto 12 anni avevo. Ah, C'ho anche una 12 anni. lacca dove dice Cattaneo Ivano anni 12, registrata in galleria del corso perché era un provino per Lambrogino d'Oro, per un concorso. Insomma, erano altri anni, erano altre situazioni, però sì, la storia nella musica l'ho incominciata molto presto, con tante delusioni, tanti percorsi, poi diciamo falliti, meno male quelli dei concorsi, delle cose, no. Poi ho proseguito per la mia strada, con la mia band, con la mia musica. Ho conosciuto Nanni Ricordi, che è stato il più grande, quello che ha inventato la parola cantautori, per esempio. Quindi ho lavorato tanto con lui. Il tuo primo album, se non sbaglio, l'hai inciso con lui. Con lui, sì, i primi 3 album li ho fatti con lui, ed erano album, sono stati album storici perché mi lasciava fare veramente quello che volevo. Lui poi voleva riunire tutti questi linguaggi. È stato il primo che nel suo salotto ci arrivavano pittori, ci arrivava Carmelo Bene, Benigni, poi arrivavano altri personaggi che appartenevano a mondi completamente differenti, che non so, da Maria Callas a Aldo Trionfo, a Barattella, altri pittori, eccetera, eccetera. Insomma, quindi arrivava un po' di tutto. Caspita, devi aver vissuto delle esperienze veramente fantastiche, molto ricche, con tutte queste persone che hanno apportato tanto alla cultura. Più straordinaria Strana? è stata che io ero un ragazzino ancora, avevo circa 21 anni e non mi portavano alla Scala. Sebbene io avessi incominciato proprio a fare lo scenografo, però una sera sono rimasto, ero ospite di Nanni Ricordi in casa sua. Una sera lui era andato alla Scala con amici, eccetera. Parlo del 74, 73, 74. A un certo punto io dormivo in guardaroba vicino alla cucina, sento un trambusto in cucina, gente che mangiava panini, che facevano pasta asciutte. Faccio capolino e a un certo punto lui mi chiama e dice: "Vieni, vieni, ti presento i miei amici, fai sentire come canti ai miei amici." E io mi sono trovato davanti Leonard Bernstein e Maria Callas. Ho Mamma mia. incominciato a canticchiare tremando, facendo i vocalizzi, e la Callas che rideva come una pazza e faceva le imitazioni, mi imitava, faceva i gorgheggi, eccetera. Io mi vergognavo proprio. Però è stata un'esperienza bellissima, perché lei poi parlava in veneto, aveva questo accento veneto che mi faceva morire da ridere. Ma che forte, caspita, incontrare la Callas credo che non sia qualcosa da tutti. Mamma E io mia. poi ai tempi non è che amavo molto la lirica, per me non ero nemmeno consapevole di chi avevo davanti. Sapevo che era un grosso nome, però non ero. Certo. Arte e pittura, musica e pittura sono sempre state un binomio o una ha seguito l'altra? Perché tu sei anche un pittore abbastanza conosciuto. Ho ricominciato prima con la pittura, c'erano i miei professori alle medie, eccetera, che mi spingevano proprio per fare il liceo artistico, sono stati loro a spingermi e quindi io ho fatto il liceo artistico. Poi tra l'altro sono a Bergamo, nella mia scuola erano 360, no, 180 maturandi e io sono stato quello che ha preso il punteggio più alto, 60 sessantesimi, ed è stato molto bello, per cui poi ho incominciato, potevo già insegnare storia dell'arte o figura agli licei artistici, però invece io ho una testa calda, sono partito, sono andato a Londra a conoscere tutta la Swimming London, Cat Stevens, David Bowie, tutti quei personaggi. Caspita, beh, effettivamente un po' li ritroviamo anche nelle tue opere con questi colori un po' punk. Tu, tra l'altro, credo che abbia curato anche un po' il look di una giovanissima Anna Oxa ai tempi.
Beh sì, no, in un secondo momento io poi sono andato a Londra nel 71, poi sono tornato a Londra nel 77 quando era appena esploso il punk, sono tornato in Italia e l'ho buttato tutto addosso a questo look, oltre che a me stesso, l'ho buttato tutto addosso a questa ragazzina che andava a Sanremo e si chiamava Anna Oxa. E quindi un po' a me deve questa sua uscita eclatante nel mondo di Sanremo di allora, che era un'Italietta molto provinciale. Oddio, lo è ancora oggi, devo dire, non è cambiato molto. Le riconosciamo comunque le tue opere, a me hanno colpito tantissimo anche per la visione un po' frammentaria dei volti. Spesso tu hai un volto, diciamo, informe su cui applichi dei pezzi di occhio, di naso, di bocca che sembrano provenire da altrove e creare una nuova identità, da più identità. Tu come la interpreti? Sempre c'è da spiegare la mia arte, tutto sommato, perché una volta che l'hai vista, tu capisci che è la pittura che si rimangia e ha una rivalsa sulla fotografia, no? La pittura che rimangia l'uomo, torna, e l'uomo torna a essere non prosa, ma poesia. Ed è quello che fanno, sono dei riti religiosi che fanno le popolazioni degli Huli o in Papua Nuova Guinea oppure degli Yanomami, che sono quegli indigeni che si colorano il viso, che mettono le piume, i fanghi colorati, ecco, che usano l'arte per ricostruire un po' tutta la loro immagine, cosa che poi, voglio dire, anche la segretaria perfetta lo fa in maniera molto civile, molto, molto edulcorata, però anche la donna, diciamo, moderna si dipinge, si trucca, si rende presentabile per la società. Loro fanno un lavoro molto diverso, molto più strong, molto più religioso, però è in pratica questa cosa, che è rivestire il proprio corpo di arte. E lo faccio anche nei dipinti, per cui questi occhi, che sono la valenza di tutti i miei quadri, vengono poi rimangiati, riassorbiti da questi volti pittorici che non sono più né uomini né donne, non hanno sesso come gli angeli, ma hanno una loro poetica a parte, appartengono più al mondo dei sogni, ecco. Quindi anche gli aborigeni, tutta la filosofia di Uluru, Alice Springs, la montagna, quella io la chiamo la montagna panettone, tutta rossa. Certo, il colore, da quello che vedo e che conosco di te, è sempre stato al centro della tua arte, ma non soltanto dell'arte figurativa, proprio della tua arte performativa, con i tuoi abiti, le tue scenografie. Cos'è il colore per te? Beh, il colore è tutto e niente, perché poi io nella vita mi vesto sempre di nero, poi non è che Siamo gemelli. sì, vedo che usano molto colore magari nelle cose, poi alla fine, cioè, nella vita si vestono di nero. Ci sarà un perché, penso, per questa cosa, però per me il colore è arte, ecco, forse la quotidianità di base è il nero, perché il nero e il bianco, bene o male, riassumono tutto. Però il colore è quello per cui ti puoi esprimere, puoi dare un'emozione vera, puoi imprimere la tua giornata, come senti la tua giornata in quel momento, se è gialla, se è rossa abbinata al verde, quindi diventa complementare, e tutte queste cose messe insieme, ecco. Poi il colore è importante, però anche la forma è importantissima. La forma dai alle cose, parlo dei quadri, come tu assembli la forma, come la crei, perché una forma troppo retorica, se è barocca, rococò, eccetera, ha una valenza che, per esempio, a me non interessa. Però se invece una forma molto stilizzata, tipo le sculture africane, quelle che ispirarono il cubismo a Picasso, allora Certo. sono interessato, perché lì c'è una sintesi veramente formale, molto 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 rivoluzionaria ancora oggi, devo dire. Certo. Io ho letto, questo non lo sapevo, che tu dal 2019 sei testimonial ufficiale dei City Angels, che è una bellissima
Organizzazione. E no, ho fatto una mostra dove ho citato anche loro. Era una mostra proprio un anno fa, esattamente un anno fa c'è stata una grande mostra al Salotto di Milano, Sì. dove c'erano questi 10 quadri enormi, erano grandi, 2 metri per tre, e proprio parlavano delle origini, cioè si chiamava L'Eterno Ritorno, parlava proprio delle origini dell'uomo, dai graffiti comuni dove poi sono nato io, a Adamo ed Eva, a tutta la genesi, tutta la nascita dell'uomo, no? E quindi era tutta concentrata su queste cose. C'erano queste immagini che erano un po' degli archetipi che poi si riferivano un po' anche all'arte africana, all'arte camuna, ai graffiti, all'essenzialità. Naturalmente, però, sempre con questi occhi che sono un motivo portante, perché non voglio fare retorica, però sono lo specchio dell'anima. Sono, per esempio, le bocche ultimamente ci ho un po' rinunciato, perché la bocca ho visto che è molto carnale, tutto sommato, la bocca, metti una macchia rossa, fai la bocca. Ma invece l'occhio è veramente ha tutti questi riflessi, questi, sembra una galassia a sé stante, no? Quindi è proprio un'anima a sé stante. E a proposito di anima, so che tu sei un affezionato di Osho, sbaglio? Di? Osho. Ah, Osho, sì, è stato il mio maestro per tanti anni, sono stato uno dei primi a conoscerlo, e sì, un grande filosofo, un grande religioso. E una persona che mi ha insegnato anche che poi i maestri vanno abbandonati, perché se tu guardi il sole, se si mette un'altra persona di mezzo, ti può oscurare questo sole. Quindi è importante seguire la sua strada, però poi proseguire con la tua anima, con la tua intuizione religiosa anche. Sei una persona religiosa, c'è cioè della religiosità all'interno della tua manifestazione artistica o se è semplicemente espressione di te? No, quando parlavo degli Yuli, degli Yanomami, cioè questi riti sul colore, sulla faccia, sulle cose, sono dei riti religiosi alla fin fine, sono dei riti scaramantici, è un modo che la natura si riappropria del volto umano, del corpo umano, e la natura di per sé è proprio arte, l'arte assoluta. Quando noi siamo nella natura siamo in armonia. Quando non siamo nella natura siamo disarmonici, io la chiamo la civiltà, civiltà, cioè la viltà di non vivere dentro la natura, quella è la civiltà È purtroppo. giusto. E quindi quando noi siamo veramente in armonia con la natura stiamo facendo arte, perché siamo rilassati e qualsiasi cosa diventa artistica, anche bere una tazza di tè, camminare, osservare i propri passi, quindi ogni cosa diventa artistica. Io dico sempre che bisogna riuscire a trasformare la prosa della vita in poesia, qualsiasi cosa, anche nelle cose più stupide. C'è un ragazzino adesso su TikTok che fa delle cose che mi fanno sorridere, però lui presenta il suo lunedì. Questo è il mio lunedì, sono stato al bar, ho bevuto il caffè, ho bevuto il tè rigorosamente all'inglese con il latte, poi sono andato a fare un giro in centro. È un ragazzino di 16 anni, lo dice con un'ingenuità, però mi piace, perché ha ancora lo stupore della vita, no? Quando un uomo diventando adulto perde lo stupore della vita, ha perso tutto, perché diventa tutto meccanico, è come se inserisci il pilota automatico, però non ti godi più la vita, non ti godi più niente. Dai un consiglio a chi ci ascolta su come trovare lo stupore, chi non l'ha mai fatto. Scusa? No, Dicevo, abbiamo un problema di audio. no, ti sento, ti sento. Dicevo, se puoi dare un consiglio soltanto su come ritrovare lo stupore, tu che non l'hai mai perso. No, io l'ho perso tante L'hai perso? volte, purtroppo Tu che l'hai non sono ritrovato così. ancora, L'ho meglio ancora. perso tantissime volte, ma sai, per il maestro proprio Osho diceva che
non c'è molta differenza fra un idiota e un illuminato vedendolo dal di fuori. Probabilmente intendeva proprio quello, che l'idiota si stupisce di tutto e tutto ha questo sguardo un po' ebete, e l'illuminato anche, perché un filo d'erba è importante per un illuminato, una giornata di sole, cioè incominciare a vivere ogni singolo momento, che poi noi viviamo nel qui e ora, non viviamo nel futuro, il futuro non ci appartiene. Non è cosa nostra, nemmeno nel futuro, nel passato. Esatto, alla fine è sempre una questione di consapevolezza. È sempre una questione di consapevolezza immediata, proprio il carpe diem, proprio, è una cosa... Sono d'accordo. Cioè, è una cosa, è molto difficile, sembra facile, ma è una cosa difficile perché l'uomo è interferito, bombardato da milioni di messaggi, milioni di sogni. Io ho scritto una poesia dove dico: Dio proteggimi da tutto, ma soprattutto dai miei desideri, perché i nostri desideri ci distraggono da quello che è la vita veramente. Bello, giusto. E anche dagli amori, direi. Mai più di oggi il futuro è che, perché non c'è, cioè non si può prevedere, mai più di oggi col Covid ne siamo sicuramente certi tutti. Ascolta Ivan, ma tu hai fatto un patto col diavolo quando sei arrivato? Io non, ovviamente, ahimè, mi spiace, non era a conoscenza del personaggio che eri, ma ti davo 40 anni, 50. Oh, wow, grazie. Passo in libreria con l'assegno dopo domani. Quando poi hai detto della Callas, ho detto no, là c'è qualcosa che non va, perché voglio dire, fai il 2x2 e qualcosa non torna. No, no, il 18 marzo compio 68 anni. Figlio mio, ma sembri un bebè, ma cosa c'è? Cioè, cosa hai fatto? La barba aiuta molto. Ma no, ma... Non è solo questione di barba, è anche questione di aspetto, di portamento, sembri veramente un ragazzino. Oh, ma c'hai 68 anni, ma ti devo far vedere i miei amici che hanno la tua età. Cioè, sembrano dei Matusalemme, potrebbero sembrare tuo padre, anche a te. Sì, no, quello è vero, anch'io, ma sai che mi accorgo che non è il volto, perché uno può fare tutti i lifting del mondo, però rimane quello che è alla fine, no? È proprio un atteggiamento verso la vita. Io ho avuto sempre un atteggiamento molto infantile alla fine, no? E mi ha salvato questa cosa, mi ha salvato moltissimo. Per esempio, io quando vedo dei miei amici, miei compagni di scuola, del liceo artistico, un giorno ero a mangiare con dei miei amici del liceo artistico, una coppia, e a un certo punto sono arrivati i suoi figli, e non è che erano bambini di 11-12 anni, erano uomini di 45 anni. Lì mi sono sentito invecchiare all'improvviso, perché loro erano miei coetanei, quindi ho detto: oh mio Dio, il tempo passa, o siamo noi che appassiamo, che proprio appassiamo completamente. Vabbè, lasciatela dire, tu però sei rimasta una sorta di icona pop, visto che comunque anche nell'arte che tu fai c'è molto della pop art mista un po' al collage, al dadaismo, cioè una sorta di Schwitters picassiano rivisitato, e quindi sei rimasto eterno come i quadri. Perché anche i quadri non dimostrano l'età che hanno. Ah, vuoi dire che ho un ritratto di Dorian Gray? Sono un non lo so che cosa tu abbia fatto, però guarda, io sono molto convinto di questo modo, che non è tanto l'aspetto esteriore, è proprio il modo di vita, come si conduce la vita, che poi ti fa apparire esteriormente. Guarda, sai uno che era così, che era bruttissimo, che ho conosciuto nell'82 a New York, perché il mio amico Leonardo Pastore era il direttore di Ferrucci, e un giorno mi ha fatto conoscere Andy Warhol, che bazzicava sempre lì, poi faceva le feste, eccetera. E quando ho conosciuto Andy Warhol mi ha dato proprio quell'impressione di un bambino, uno che giocava, non aveva il senso, sembrava uno che giocava agli affari, no? E mi ha dato sempre quell'impressione. Per esempio, anche delle cose, metteva una parrucca, ma non la metteva per coprire, la metteva tutta storta, ci giocava. E quello mi ha fatto molta
molta impressione perché ho visto che era uno molto, molto intelligente. Poi io l'ho offeso una volta perché l'ho offeso. Allora, Leonardo Pastore, siccome lui in quel periodo Andy Warhol aveva fatto la copertina di Bosè, aveva fatto la copertina della Bertè, Made in Italy si chiamava, e allora Leonardo Pastore mi dice: ma dai, fatti fare la copertina da Andy. E io dico: ma quanto costa? E lui fa 5.000 dollari. Ah, però no, non le fa neanche lui, gli ho detto. Ma perché era successa una cosa? Allora, la Bertè si era fatta fare la copertina, che poi era una Polaroid alla fine, non l'aveva neanche fatta Warhol, l'aveva fatta Makos, che era il fotografo di Warhol. E poi il retro, l'idea di Warhol era una bandiera tutta stropicciata, in bandiera italiana, perché si chiamava Made in Italy il disco, e poi ha mandato in studio la sua idea, tutto quanto, con la bandiera stropicciata, e cosa, in studio non hanno capito niente, hanno stirato la bandiera italiana e hanno rovinato tutto il progetto. Vedi, Quando poi io sapevo quella cosa, ho detto: ti vuol fare la copertina? Ho detto: ma no, tanto non la fa lui, non spendo 5.000 dollari. hai preso una decisione. Adesso diciamo, però vedi, questo è quando il famoso detto perle e porci, a molti non capiscono quello che No, ma ho fatto male perché adesso avrei un bel mio ritratto di Andy Warhol, però vabbè che magari qualcosa valeva senz'altro, Che però poi nel caso specifico di Andy Warhol vale tutta la firma, al di là che poi l'abbia fatto lui o meno, è la firma, è la firma. Tra l'altro, aspetta, perché sono arrivati dei commenti che Giovanni dentro lo rimane anche fuori. E tu sei la dimostrazione, Ivan. Dovresti scrivere un libro su questo. sai che Vivere da giovani. Amanda Lear dice, ha detto una frase, ma che importa essere giovani dentro se poi non esci mai? E poi c'è una domanda di Riccardo che dice: i desideri sono nostri nemici, esiste il modo di trasformarli in alleati per vivere meglio? Credo di no, perché sono delle, come si può dire, una cosa che va una contro l'altra, perché i desideri veramente sono per appagare il nostro io alla fine, no? E sembra, invece noi non ci amiamo assolutamente, però invece uno è disposto a dire: no, no, io mi amo, mi compro l'iPhone, mi prendo una bellissima poltrona, ho la televisione, ma quello non è amarsi. Amarsi vuol dire conoscersi, come diceva Socrate. E quindi questi desideri invece appartengono tutti all'altra sfera, quella dell'ego, e quindi sono sempre nocivi, come anche il cibo. Ciò che ti nutre ti può anche uccidere comunque, perché qualsiasi cosa che appartiene alla tua vita devi maneggiare con cura. Noi sappiamo che ci sono le droghe, certo. Ci sono le droghe, l'eroina, la cocaina, il fumo, tutte queste cose, ma anche il cibo è una droga. Ciò che ti nutre ti può anche uccidere, anche i nostri desideri, anche l'amore può uccidere, perché se non sei veramente in equilibrio, finisce che ti aggrappi addosso all'altro. Io mi ricordo una volta quando era finita una storia in maniera un po' così brutta. Il mio compagno mi ha abbracciato, era un americano con cui siamo ancora molto amici, però mi disse: guarda, anche tu non hai bisogno di me, tu hai bisogno di te. Cerca di guardarti dentro, di vedere cosa ti sta succedendo. E aveva pienamente ragione. Fantastico, un bel vissuto, complimenti Ivan, personaggio straordinario. Ovviamente in mezz'ora non si può entrare nel tuo mondo, l'abbiamo solo Ma se vengo in libreria immaginato. ti trovo? Sì, Ah, vieni quando con ti trovo Simona. in cubo vengo. Ma io vengo a trovarti, vengo al tuo mercatino, Allora, vengo da ci solo. vediamo, Ivan. E tu, Simona, dove ti becco? Dove ti posso Io sono trovare? anche a Milano, ci organizziamo, andiamo insieme in libreria a fare un Ci giro. facciamo una bellissima cena tutti insieme. No, si può cercare. Tutti belli vaccinati. Io vengo nel tuo negozio di antiquariato personale, Ma io quello non che ho un negozio, una casa. Una Ma tu buona sei a giornata, Bergamo. grazie Simona, grazie Ivan, Sono grazie. gelosissimo delle mie cose.